Due tipi di fischi nella domenica calcistica che era stata preceduta dalla sfida a distanza ma anticipata al sabato fra Milan e Juventus, Milan che continua a vincere con Ibrahimovic e dando spettacolo e Juventus che invece comincia a sentire la pressione, per cui un turno che doveva essere favorevole in teoria molto di più alla Juventus in casa con il Chievo che non al Milan in trasferta a Palermo si è risolto con un allungo da parte del Milan. La Juventus sente due tipi di pressione: uno, il fatto che comunque comincia a essere consapevolmente in lizza per lo scudetto e fino adesso in qualche modo ha fatto finta di non esserlo; due, che è ancora imbattuta. Questo che sembrerebbe un titolo di merito e basta, può risultare anche una forma di pressione o di limite, di freno psicologico. Nel momento in cui si vede a rischio di perdere, frena, così non perde ma non vince. Quindi fino in fondo probabilmente staremo a vedere che cosa succede fra queste due, le uniche due candidate allo scudetto, ma certo in questo momento la Juventus potrebbe sbracare se non vince a Bologna nel recupero e il Milan, Champions permettendo, prendere il largo. Comunque è ancora tutto impregiudicato, ma dicevo dei due tipi di fischi della domenica. Uno è quello a cui siamo abituati, pensate l'Inter di questi tempi che dopo il triplete sta conoscendo una stagione di vacche magrissime, che viene fischiata perché il Catania lo irride in casa, al Meazza, San Siro, insomma chiamatelo come volete, comunque a Milano, lo irride, va in vantaggio, potrebbe addirittura fare 4-5 gol, comincia a giocherellare e naturalmente piovono i fischi sulla squadra, su Ranieri, su Morata, un po' su tutto. È seccante naturalmente, è l'altra faccia degli applausi del triplete di Mourinho di quando vincevano tutto. Si può discutere ovviamente di qualsiasi forma dell'educazione, maleducazione del tifo becero e via dicendo. Fatto sta che da che mondo è mondo uno va allo stadio per berciare, anche per berciare in positivo come in negativo. Poi l'Inter ha pareggiato e quindi un po' di applausi se l'è riguadagnati alla fine. Questo è il primo tipo di applausi. Il secondo genere è quello degenerato dell'Olimpico. All'Olimpico hanno fischiato Juan, il giocatore della Roma, perché? Perché è nero. È nero da oggi? No, è nero da un po' di tempo, credo dalla nascita, è un brasiliano nero di pelle. Hanno fischiato poi in extremis anche Diakité dall'altra parte, che è entrato a qualche minuto dalla fine nella Lazio. Che abbia vinto la Lazio è un dettaglio da questo punto di vista, che abbia perso la Roma in 10 dall'inizio è un altro dettaglio. Quello che non è un dettaglio è invece il malcostume generalizzato per cui si fa buu, si fischia, si fanno versacci di quart'ordine, razzistici, idioti naturalmente, ma poi alla fine catalogabili per necessità, diciamo così, terminologica come razzisti, che davvero stringono il cuore. Ancora nel 2012, quando si pensa di essere più civili, quando si pensa che lo stadio sia sì uno sfiatatoio, ma uno sfiatatoio di un certo tipo che non vada a inquinare falde come quelle del razzismo che purtroppo non dormono mai. Ecco, questo è veramente brutto. Juan ha attirato l'attenzione facendo il gesto che vi faccio io, così alla curva nord. Il discorso non vale solo per la Lazio, per la Roma, vale in generale per questo calcio e questo paese. Sono segnali di disagio, di malattia profondi. Le autorità che ogni due per tre dichiarano guerra al razzismo, agli striscioni violenti e tutto il resto, poi fanno ridere quando non applicano le sanzioni che prevedrebbero che se ci sono questi bu si interrompa la partita. Allora, naturalmente la partita non viene interrotta, qualcuno, pochi, fanno la morale sui giornali e si continua nel solito modo. Bene, a questo punto lasciate liberi, addirittura premiate lo striscione e il berciare, il versaccio razzista più atroce che si sente negli stadi. Questa è la mia proposta, un bel concorso, vediamo se dovesse servire paradossalmente più questo che non i freni non applicati.